Accomodate. Sono felicissimo di dare il benvenuto al presidente Elkan, all'amministratore delegato Marchionne, alle donne e uomini di Cassino che oggi presentano, credo, con grande orgoglio. Lei mi ha detto che io sarò orgoglioso, ma lo sono già quanto lo siete voi, questi straordinari primi esemplari della Giulia, che ripartirà dal 28 maggio. 28 maggio è il primo giorno di concessionari aperti, di consegna ai clienti. Di consegna ai clienti il 28 maggio, e credo che sarà un giorno importante. No, mi hanno fatto la parte, me l'hanno risentita, io mi limito a dire com'è? Di comprare una macchina. Altavilla, ora non mi può chiedere. Altavilla dice: devi dire soltanto di comprare la macchina, e così la mia carriera ha un upgrading. Da venditore di pentole a venditore di auto è un passo in avanti importante. Mi limito a chiudere dicendo tutta la gratitudine del governo per gli investimenti che Fiat Chrysler sta facendo in Italia. Siamo molto, molto orgogliosi di questo. È un settore che sta trainando l'economia nel nostro paese. I segnali positivi vengono innanzitutto da questo settore. I settori positivi che vengono rilanciati non sono soltanto quelli dell'automobile, ma se voi pensate ai porti del sud, nel momento in cui le Jeep si fanno in Basilicata o queste Alfa avranno un successo straordinario, ne sono convinto anche in America, vi rendete conto che c'è tutto un indotto che sta dietro all'ingegneria, al talento, alla qualità, all'innovazione italiana, e che nel mondo sarà sempre più forte. E quindi di conseguenza credo che oggi sia un giorno di festa, un giorno di grande entusiasmo. In più, e davvero chiudo su questo, che cos'è l'Alfa Romeo? L'Alfa Romeo non è soltanto un'auto. L'Alfa Romeo è un simbolo, uno stile, è per tanti di noi un modello. Io credo che il fatto che Alfa Romeo riparta sia un grande messaggio di speranza per il paese e sia ovviamente un grande messaggio di business per Fiat Chrysler, perché non credo che loro mangino soltanto con la speranza, però per noi è un messaggio importante di ripartenza e di, vorrei dire, di Italian style. La nostra scommessa è che ci sia tanta fame d'Italia nel mondo. Sono certo che la ripartenza del marchio Alfa Romeo, il successo che Alfa Romeo avrà, sarà un bel messaggio per tutte le italiane e tutti gli italiani. E dunque, viva l'Alfa Romeo, viva la Giulia, viva l'Italia.